Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video chiacchiericcio. Allora, come state? Spero bene. Cosa mi raccontate di bello? Allora, nulla. Io sto qua registrando con una Canon questa volta e vi registro appunto un video chiacchiericcio di quelli che piacciono a me. Ovviamente, come sempre, se vi va, mettete un bel like di supporto al mio canale YouTube, cioè a questo video, ovviamente. E fatemi sapere qua sempre sotto i commenti cosa ne pensate di quello che vi dirò in questo video. Allora, innanzitutto, stanotte ho dormito un po' così e così bene, ma non tanto perché avevo letto tutto a sfatto, tutta cosa, vabbè, non ce ne può fregare meno, ma a me piace raccontare anche le cose più ambigue, vabbè, dettagli. Però almeno stamattina ho preso e mi ho fatto il mio bel letto, come potete ben vedere. C'ho il mio bel letto, ve l'ho fatto, quindi ho dormito un po' bene, sì, ma da una parte è un po' scomodo perché avevo letto tutto sfatto male, messo male, non solo messo male, coperta faceva schifo, come l'ha messa, vabbè, no comment, però il sonno non mi è mancato, grazie a Dio ho preso una bella camomilla, o come dire, sapete che vicino un pochettino? Allora, vi dicevo, ho preso una bella camomilla, anzi doppia camomilla perché se no non riesco a prendere veramente sonno e più nulla, mi ho letto il libro e mi sono addormentata e quando prima di addormentarmi il libro l'ho riposto al suo posto, ovvero sul comodino. Poi stamattina invece di mettere sul comodino l'ho spostato sulla scrivania perché sì ragazze, perché quel libro non mi dice granché, è di Romeo e Giulietta, che parla di William Shakespeare, però William Shakespeare sì, però non mi dice granché, quindi questo video che c'è per l'appunto, dicevo che boh, questo libro non mi dice granché, voi direte che libro è avanti, aspettate che ve lo dico subito, allora. Date un secondo, eccolo qua. Beh, sarebbe questo qui. Questo. Non so se posso ben vedere, però è questo qua. Questo libro è un po' antico, direi, diciamo abbastanza antico. Però, vabbè, aspettate che vado vicino, perché non so cosa si possa ben vedere. Questo. Ripete più volte le stesse frasi e io non so cosa dire perché sinceramente non è che mi inquieta, più che altro ripete troppe volte le stesse cose e io non so bene se è giusto che ripeta più volte le stesse frasi in questo libro qua o se sono io che sbaglio leggendo e rileggendo le stesse cose, forse sono io. Però il fatto sta che non mi dice niente, vuol dire cosa dovrebbe dire? Insomma, tutta la storia come è stata, come è nata la storia di Romeo e Giulietta, invece sono partita così, a raso, leggendo e sono ancora a metà pagina. Boh, non lo so perché. Forse lo devo rileggere, casomai se lo rileggo vi dico anche, insomma. Vi dico anche il metacontenuto di questo libro, però boh, per il momento lo metto da parte e niente. Poi, vabbè, altri libri che ho qua in camera è della Damigella d'Onore di Gian Castello, o come si chiama, vabbè, Gian Castello sarebbe questo. Aspettate un secondo, non andate via dal video, ed è questo qua, vedete? Questo non è male, però questo è bello ironico. Questo, quello lì che si dice qualcosa a proposito dei matrimoni, queste cose così, amicizie e altre cose via discorrendo. Comunque, niente ragazze, a parte i libri, io sto bene, non mi sono truccata stamattina a parte le labbra, che ho il rossetto della Make Up Revolution, un nude, e nulla. Non mi sono truccata stamattina perché ho gli occhi un po' irritati e quindi, ahimè, perdonatemi se mi vedete un po' mezza sciatta,
ma voglio far respirare la mia pelle stamattina e nulla. Quindi, che dire, se questo video appunto mi piace così, bene, perché io al momento non posso toccare. Intanto qua l'Evoluzum, tanto anche se l'Evoluzum non fa nulla, perché tanto vi faccio solo vedere alcune cose, a parte che mi ha avvicinato la mia faccia per capirsi bene cosa dico, il concetto di quello che dico e di cosa mostro. Allora, ragazzi miei, tanto devo mostrarvi che sono sempre in ciabatte, ma ho anche un outfit da far vedere, quindi andiamo all'outfit. Aspetta un secondo e andiamo all'outfit. Allora, questo è il mio outfit di oggi. Non guardate le ciabatte, tanto sono sempre le stesse, sono identiche, sempre, ne sono identiche, sono quelle che porto sempre. E niente, queste sono, e mi piacciono un botto perché sono della Dr. Scholl e ci sto comodissima. Questo è il mio outfit, come potete ben vedere. Vedete? È comodo, anzi, voi direte: ma non hai freddo? No, perché c'ho caldo e c'è da morire. Io sto crepando, nonostante c'è la finestra chiusa, io sto crepando di caldo, vedete? Già. E nulla, ragazzi, questo è appunto il mio outfit. Non so cosa si possa ben vedere. Vedete? Ecco qua. Da dietro e da davanti. Non so cosa ho inquadrato, ribadisco io, perché non lo so cosa ho inquadrato. Sperando che ho inquadrato il mio outfit, appunto, questo. E da avanti e da dietro, bello, vero? La fantasia di questa maglia è bellissima, mi piace molto, non troppo bella. Vedete che carina? Sono Mickey Mouse e l'altro Minnie. Sì, è Minnie, questa proprio Minnie, non so se si legge. Sì, mi piace un botto. Vabbè, questo coso qui, questo pendaglio qui, non so perché non lo tolgo, ma sinceramente lo tolgo perché non voglio perdere i pantaloni, ovviamente, e quindi li tengo. Vabbè, non sono troppo grassa, ma neanche troppo magra, e quindi di mia spontanea cosa, di volontà, lo tengo, perché non sa mai. Oggi non so parlare, comunque vabbè, avete capito. Ho un po' di pancetta, ma mi posso giustificare, perché anche se ogni tanto, quasi, quasi sempre, dimagrisco e poi mi ritorno la pancia, quindi dettagli, vabbè. E nulla, questo è il mio outfit, la mia cipolla. E questa, vedete i capelli come sono? Questo è il mio rossettino. E vabbè, aspettate un secondo. Allora, eccomi qua. Dunque, come rossetto, ve lo faccio vedere subito, ed è questo qui, questo della Makeup Revolution, che chissà se si vede o meno, ma io mi tocca alzarmi perché da qua non vedo niente. No, non si vede bene, eccolo qua, Makeup Revolution. Sì, e questo è il rossettino. Bello, vero? A me piace un botto. Troppo bello. Ce l'ho sulle labbra come stamattina. Ed è molto bello. E soprattutto ha un buon profumo. E un po' inodore, ma non è male, dai. Per essere un rossetto della Makeup Revolution. Aspettate un secondo che devo guardare una serie di chiamato qualche mia amica. Ma niente di fatto. Vabbè. Sono le 10:23, credo che siano. Sì, sono le 10:23 e nessuno ancora mi ha chiamato, per fortuna o per sfortuna, perché devo farmi le baffetti, ma vabbè, in dettagli, no comment. Devo farmi tutto il resto del video, ma non lo so, perché la mia estetista ha avuto un inconveniente, non me l'ha fatto fare. Vabbè, la capisco, quando ci sono altri inconvenienti, meglio la salute prima di tutto che le altre fesserie che vengono dopo.
Questo lo so. No, non è un rimprovero, ci mancherebbe altro. È giusto che ci sia prima gli inconvenienti che altre cose mie che devo farmi da lì. Comunque vabbè, niente. No, non mi dite, ma stai protestando la tua estetista? No, non la sto protestando. Sto solamente dicendo, volevo farmi le sopracciglia e tutto quanto, ma lo so, hai ragione tu. Prima ho avuto cose da fare, quindi non sono potuta essere disponibile per te. Non fa niente, dai, non ti preoccupare. Prima la salute e poi tutto il resto. Non posso dire altre cose perché, ragazze, qui sono cose private e non le posso dire. Quindi diciamo, chiudiamo questo discorso che è meglio. Comunque, niente. A parte questo, ragazze mie, mi scuso con te, cara mia amica, ma volevo solo dire che mi dispiace che hai avuto questo inconveniente. Tanti auguri, cara mia. E niente. Quindi, cosa devo dire? Ah, nulla. Allora, ho dovuto mettere la telecamera posizionata in questa maniera perché ho veramente un disordine pazzesco in camera mia, a parte quelle buste che devo recensire. Non so quando le recensirò e se riesco a recensirle. Quindi nulla. Che dire, le recensisco in un altro video, ok? Dai, a dopo. Ah, mettete un bel like se questo video vi è piaciuto. Fatemi sapere qua con un commento, perché il video, se non dura troppo, non riesco a recensire il video, l'altro video dove ci sono i prodotti finiti. Ciao!